Amici di Super J, eccoci qui nella seconda parte di prima mattina. Come abbiamo annunciato in conclusione della nostra rassegna stampa, l'ospite Walter De Bernardinis, che saluto, ben ritrovato Walter. Buongiorno a voi. Un carissimo amico, un collega, uno storico, come abbiamo detto, con cui è davvero piacevole chiacchierare, anche esperto di calcio, insomma, appassionato di calcio, se Del vogliamo, del Giulianova. Giulianova, esatto. Però noi oggi parleremo di storia, perché Walter da alcuni anni è impegnato in una serie di ricerche che hanno a che fare con la prima guerra mondiale, di soldati che hanno perso la vita, giovani soldati di Giulianova, ma anche soldati, come in questo caso la storia di Jan Kelble, un soldato cecoslovacco che era arrivato dal porto di Napoli, ma che è morto a Giulianova. Tu, Walter, da alcuni anni stai eseguendo questa ricerca per ridare anche dignità e comunque stabilire la corretta storia di alcuni eventi. Intanto ti chiedo questo: come è nata questa tua passione? Tu, la tua famiglia, insomma, Berardini, se ha una storia radicata non solo a Giulianova, ma come è nata questa, appunto, questa passione nella ricerca? Allora, questa passione nasce dai ricordi di famiglia, dove noi abbiamo il bisnonno, il nonno che sono caduti in guerra, uno zio deportato in Germania e un altro sempre zio, il fratello di mio padre, che morì sul fronte slavo, purtroppo dopo portato in ospedale, quindi per le ferite riportate morì a Udine. Il problema è nato quando, con la morte dei nonni, ho ricevuto, diciamo, tutto il materiale, tutte le foto, tutti i documenti che appartengono alla famiglia De Berardinis. Mentre sto parlando, scorrono delle immagini Intanto stiamo sentendo. riguardo a uno dei tanti eventi che cerco di organizzare a Giulianova, ma non solo, anche in provincia di Teramo. Ricordo, grazie all'Artemia Editrice, Hai scritto anche dei libri, ho fatto delle piccole pubblicazioni. Tu giustamente mi presentavi come storico. Io non mi voglio appropriare di questo termine, che forse c'è gente più titolata di sì, però me, il lavoro che più fai, insomma, accademici. io ritengo che sia importante è che il termine storico ti si addice, perché un lavoro che stai portando avanti richiede ricerca, impegno, Sacrificio, sacrificio, tanto perché sì. tu, insomma, lavori, Anche una famiglia, ho tre anche una figli. famiglia, insomma, dedichi il tuo tempo libero proprio nella ricerca e nell'andare a prendere documenti, ma non solo, anche reperti. Tra poco vedremo, intanto sul divano stiamo vedendo alcune delle pubblicazioni e soprattutto elementi che raccontano Sì, la prima guerra mondiale in qualche modo. come dicevi prima tu, praticamente io l'anno scorso sono stato sul Monte Cauriol in Trentino a ricordare a 100 anni dalla presa della vetta da parte del fratello di mio nonno, che dopo era pure il primo marito di mia nonna. Intanto stiamo guardando proprio. Questa è una scheggia presa in una trincea probabilmente austro-ungarica, conquistata poi dagli italiani. E tra i feriti c'era appunto il primo marito di mia nonna, che mia nonna sposò due. Mia nonna era di Sì. Montepagano e sposò due fratelli. Uno dei due tornò vivo e purtroppo suo marito morì su questo monte. Io sono stato l'anno scorso al centenario, invitato proprio dall'Associazione Nazionale Alpini. Tornando a noi, prima hai detto del legionario cecoslovacco. Io durante. Esatto, io durante le mie ricerche ho scovato questo soldato che era morto a Giulianova nel 1919, e all'inizio parecchi miei colleghi o comunque addetti ai lavori erano un po' scettici sulla presenza di un soldato cecoslovacco. Tant'è che alla fine, con una serie di contatti con le ambasciate ceche e slovacche, sono riuscito a risalire alla presenza di questo soldato che ad oggi, a detta delle due ambasciate, è l'unico soldato cecoslovacco sul fronte russo morto a Giulianova.
Dimmi una cosa, Walter, tu hai avuto modo di contattare ad esempio la famiglia? Sì, allora c'è stata una curiosità. Io tramite, siccome mi occupo anche di genealogia, ho rifatto l'albero di famiglia mia, paterna e materna, tramite un sito inglese. L'araldica. Tramite un sito inglese sono riuscito a ritrovare tutto il nucleo familiare, che però giustamente per un rispetto verso le due ambasciate non ho contattato, però a breve arriverò anche a quello, perché la manifestazione, non so se dopo la regia manda altre immagini, durante la manifestazione svoltasi a Giulianova l'anno scorso abbiamo ricordato questo soldato attraverso lo scoprimento di una targa. Sì Cristiano, intanto ecco qua, stiamo vedendo proprio le immagini. Sì, e devo ringraziare, a fianco a me c'era Gabriele Barcaroli dello studio Gamma investigativo di Tortoreto, che praticamente si è fatto mecenate per questo evento. Walter, praticamente quello che io racconto è comunque per chi si trova per onorare i propri defunti all'ingresso del cimitero, sì, Viale delle Rimembranze, troverà questa targa che ricorda questo soldato. Allora, io se vuoi brevemente racconto la storia. Assolutamente, se... sì, perché comunque andiamo a sviscerare l'episodio, insomma, di questo soldato, di questo legionario. Allora, secondo me questo soldato merita veramente di farci un film, perché è una storia avventurosa. Lui nasce in un paesino cieco, allora era sotto il dominio austro-ungarico. Parte giustamente, forzatamente parte in guerra nel 1914, arriva sul fronte russo, lì viene preso dai russi e viene messo internato in un campo di concentramento. Successivamente che cosa succede? Il governo in esilio cecoslovacco a Parigi comincia a organizzare delle legioni. Come adesso si parla delle legioni straniere, sì, sì, soprattutto quella più famosa è quella francese, anche quindi a Parigi ci sono vari esponenti cechi e slovacchi che girando l'Europa cercano di mettersi d'accordo con le potenze alleate contro gli austro-ungarici e i tedeschi per realizzare queste legioni. Stiamo vedendo l'atto di morte. Questo tra è l'atto di morte, che naturalmente c'è un errore, però dobbiamo riconoscere che chi all'epoca era in questo ufficio civile, dello Stato civile di Giulianova, almeno riportò delle notizie a cui io mi sono, diciamo... Il sindaco dell'epoca era Giuseppe De Bartolomei. De Bartolomei, che praticamente trascrive un documento, purtroppo non l'ho ritrovato, che arriva dal locale ospedale civile. Per chi non è pratico, sarebbe dove sta l'attuale santuario della Madonna. Sì, Splendore. Sì, vecchio ospedale, insomma. Lui arriva con una tradotta. Come ci arriva? Che i russi, come gli italiani e i francesi, organizzano le legioni. Ce n'era una legione in Italia, una legione in Francia e una legione in Russia. Addirittura anche in Serbia, di piccola entità. A quel punto lui che succede? Che passa con, tra virgolette, i nemici, quindi passa con i russi e vengono organizzate questa legione cecoslovacca russa che combatte a sua volta contro gli austro-ungarici. Da notare una cosa, che chi veniva preso dagli austro-ungarici... Lui era, aveva il grado di fuciliere. Sì, allora chi veniva preso dagli austro-ungarici, in questo caso cechi, a differenza degli italiani, dei francesi, che venivano comunque internati, loro venivano passati subito per le armi, o impiccati come traditori, o comunque sgozzati o uccisi sul posto, appunto perché traditori. Ma c'è un motivo, traditori. Loro in realtà il loro obiettivo era formare una patria, l'attuale, adesso si sono separati, però l'attuale la vecchia Cecoslovacca. A un certo punto lui, che cosa succede però a sti poveri cecoslovacchi? Dalla padella alla brace. È vero che combattono con i russi, ma a un certo punto, come la maggior parte dei telespettatori sanno,
Tu ben sai, con la rivoluzione d'ottobre, i russi, dopo un po' di guerra civile, abbandonano il fronte. Quindi che succede? Che i cecoslovacchi vengono visti come nemici, sì, ma non più come amici. Anche perché Cecoslovacchia, dopo la caduta dello zar, è l'unica forza armata, diciamo, inquadrata e di grande forza militare, di grande potenza. A quel punto che succede? Che anche gli stessi bolscevichi cercano di annientarli perché li vedevano come minaccia. Nel frattempo le altre potenze, perché nel frattempo ecco la guerra si sviluppa, la prima guerra mondiale, entrano anche gli americani nel 17 e si uniscono insieme agli italiani, ai francesi e agli inglesi per mandare delle forze interalleate nel porto più estremo del mar del Giappone, e parliamo di Vladivostok. Il porto che dà sul Giappone. Lì vengono organizzate anche lì delle legioni, quindi voi immaginatevi questo porto che diventa una città cosmopolita, cioè piena di militari di tutte le razze, sì, compresi i giapponesi. Legione, sì, non dimentichiamo che i giapponesi erano già entrati sul territorio cinese e sovietico. A quel punto che cosa succede? Che loro, con delle tradotte, quindi parliamo della transiberiana, naturalmente si dovevano difendere dagli austriaci ma anche dagli stessi russi. Arrivano al porto di Vladivostok, combattono insieme ai zaristi per contro i bolscevichi. Naturalmente a un certo punto loro si rendono conto che ormai non c'è trippa per gatti, e allora abbandonano con queste navi. Nel 19 la prima nave, naturalmente non so sempre se la regia manda. Sì, se possiamo intanto Cristian mandare altre immagini. Io allora, naturalmente le immagini che vedete sono tutte cartoline e foto originali, per la maggior parte ritrovate a Berlino, dove io ho contattato un collezionista. Sono riuscito, naturalmente io nasco pure come collezionista, abbiamo scambiato questi documenti. Vengono imbarcati, è la prima nave in assoluto che recupera i feriti, gli ammalati, è proprio la corazzata Roma. Attenzione da non confondere con la corazzata Roma, quella famosa dell'8 settembre, cadute tra la Sardegna e la Spagna. Detto questo, su questa corazzata c'erano tutte queste truppe, naturalmente sì. C'erano anche altre nazionalità, era quasi una nave soccorso. Le ultime navi arrivarono nel 20, parliamo sempre porto di Napoli e di Brindisi. A Napoli vengono prima rifocillati, comunque curati, e poi messe su tradotte per le varie destinazioni. Nel caso specifico di questo soldato, la tradotta risale la dorsale adriatica, e purtroppo la sera del 13 aprile del 19 arriva Giulianova. Probabilmente è arrivato morto alla stazione di Giulianova. Io sono tra virgolette amareggiato perché lui morì per le ferite riportate in guerra? Probabilmente sì, ho ferito, questo purtroppo non è stato trascritto sui documenti. Mm-hmm. Probabilmente lui era o ferito o ammalato, e comunque portato, seppellito al cimitero di Giulianova. Io naturalmente non mi sono fermato perché sto cercando di ritrovare, non dico la tomba perché sicuramente è stata tolta, però può darsi che riesca a trovare il documento. Abbiamo fatto un'intervista qualche tempo fa, tu hai anche ritrovato altre tombe di personaggi sì. Scomparsi nella seconda guerra mondiale, nella prima guerra mondiale non si sapeva il punto di seppellimento, poi sei riuscito ad individuare, oggi credo che ci sia anche una croce nel punto in cui è stata individuata una tomba, giusto? Sì, ti ringrazio, tu praticamente citi l'intervista su Flaviano Di Donato. Bravissimo. Pochi giugliesi sanno che a Giulianova fu seppellito un soldato con la divisa americana. Sì. Che tornava dopo tre volte che era stato seppellito in Francia, è tornato a Giulianova.
Quest'estate ho scoperto... Che poi ha avuto una disavventura nella sua... Sì, la sua è anche una vicenda, sì. Però anche su questo sto lavorando per portare l'ambasciata americana a Giulianova per ricordare questo soldato, perché soprattutto gli americani ci tengono a queste cose. Per chiudere con il soldato cecoslovacco, per chiudere il filo del discorso, contatto le due ambasciate e l'anno scorso, tramite le immagini che prima ha fatto vedere la regia, ho invitato entrambe le ambasciate, sono stato onorato della presenza di due vice ambasciatori, i quali mi hanno, dopo una serata di gala all'Hotel Cristallo, mi hanno insignito, insomma, di questi titoli che ricordano la Legione Cecoslovacca. Io ne sono onorato in quanto faccio parte delle guardie. Ma è motivo d'orgoglio anche perché vanno in qualche modo a premiare, intanto stiamo rivedendo le immagini, il lavoro di ricerca che richiede tempo, che hai portato avanti in questi anni, e ripeto, per ridare anche dignità a soldati che hanno perso la vita, che hanno avuto vicissitudini davvero molto molto strane, come ad esempio il soldato di Donato ha avuto proprio una storia sfortunatissima. Lui parte emigrante per l'America, esatto, si arruola, esatto, muore sul territorio francese con la divisa americana, esatto, e dopo rientra in patria. Da dire una cosa, la tomba che fu anche bombardata peraltro dopo, sì, una scarogna, sì, che praticamente praticamente i figli dei suoi colleghi gli avevano bombardato, esatto, la tomba. E questo, diciamo, è la mia attività, però il messaggio che voglio far passare ai telespettatori è questo: io non è che faccio la ricerca fine a se stessa, cioè lo pubblico va a finire in un archivio e muore lì, no, io cerco di seminare, quindi sono stato ospite di diverse scuole. Quindi ho fatto più che altro divulgazione, perché per esempio quando io in un'assemblea al Cursal ho portato le terze medie, c'è un motivo, in quanto loro erano al fine percorso scolastico, studiavano la prima e seconda guerra mondiale, ho parlato che Giulianova fu bombardata nella prima guerra mondiale. Attenzione, prima guerra mondiale, qualcuno obiettò che era impossibile perché la guerra era al nord. Invece la guerra sul mare arrivò fino a Brindisi, ricordiamo il bombardamento di Ancona, due bombardamenti su Giulianova senza morti e feriti, tranne a Pescara con tre morti. Chi va in corso Vittorio Emanuele III dovrebbe trovare una targa. Walter, volevo chiederti questo: quanto è importante studiare la storia a scuola? Perché oggi vediamo, insomma, che sulla prima guerra mondiale, la grande guerra, forse qualcosa in più invece sulla seconda guerra, però sulla prima guerra mondiale si tende un po' a sorvolare. Se oggi chiediamo a dei ragazzi di scuola media, ma anche degli istituti superiori, che cosa è accaduto nella prima guerra mondiale, perché è scoppiata la prima guerra mondiale, quale fu la scintilla, insomma, che scatenò la grande guerra, io credo che pochissimi ragazzi sappiano rispondere. Allora, il problema è, innanzitutto, io ho una figlia liceale, il problema sono le ore dedicate a questa materia in ambito scolastico. La regia stava facendo giustamente un primo piano sugli elementi che ha portato oggi. Sì, ho portato la madre di tutte le ricerche, è questa. Questo libro qua, stampato con l'Artemia Editrice, dove io in questo libro praticamente ho raccolto tutti i caduti di Giulianova con dei documenti. È un libro straordinario perché poi è ricco di documenti fotografici, quindi sì, della mia famiglia, della tua famiglia, ma vai a spulciare proprio i personaggi, insomma, dell'epoca con tanto documenti. No, io l'unica cosa, se mi permetti, no? Riguardo al discorso scolastico, allora innanzitutto la prima e seconda guerra mondiale arriva quasi alla fine, quindi il percorso dei 5 anni, dei 3 anni, quindi parlo delle medie, delle superiori, arriva nella parte finale, quindi è una questione di tempo, si va un po' veloce, il messaggio che passa sono le solite cose: l'Italia attende, il solito cliché. Forse si perde un po' troppo tempo nel periodo, diciamo,
diciamo paleolitico, se vogliamo, e ci si concentra meno sulle cose un po' scelte, più recenti. Sì, sono scelte didattiche, dei piani organizzativi, delle io l'unica cosa che, se mi permetto, che naturalmente adesso probabilmente i dirigenti, o se ci sono dei professori all'ascolto, so che adesso stanno per entrare a scuola, questo l'orario inizia, però insomma, se c'è qualcuno all'ascolto, l'unico consiglio che mi permette di dirlo è di contestualizzare gli eventi bellici, o comunque gli eventi che fanno la nostra storia della patria, perché se oggi noi diciamo la bandiera la tiriamo fuori solo per la nazionale, allora visto che la nazionale è fuori dai mondiali, appassionati di calcio come siamo noi, allora vuol dire che mo per 8 anni sta bandiera non viene tirata più fuori. Quindi almeno i passaggi fondamentali per cui è nata questa nazione, per il sacrificio di questi ragazzi, perché Mattarella, neanche a farla apposta, ha parlato nel discorso di fine anni, che è stato il più corto della storia della Repubblica, dove ha citato i ragazzi del 99. Ma ti dico e su Facebook girava quella vignetta, diciamo, quella foto dove raffiguravano un ragazzo del 99 e uno del 1999. E sarebbe opportuno anche leggere, non so Walter se nel tuo percorso didattico alle elementari, poi alle medie eccetera, hai avuto modo di leggere il libro Cuore. Sì. Ecco, noi l'abbiamo letto, quindi l'abbiamo basterebbe letto. Leggere proprio il libro Cuore, perché racchiude, credo anche in maniera meravigliosa, la storia della prima guerra mondiale, dell'Italia anche, no? Il tamburino sardo, insomma, cioè ci sono episodi straordinari in quel libro. Beh, quello è lo spaccato dell'Italia di allora, che è stato magistralmente raccontato. Con questo io cosa voglio dire? Che innanzitutto... E poi Giulianova ha una scuola che porta il nome degli amici. Esatto. Sì, ma probabilmente molti ragazzi oggi non lo sanno. No, perché un altro errore che dico sempre agli amministratori, quando si intitola una scuola, una via, mettono via... ma mi viene in mente Cerulli. Sì. Noi abbiamo due vie a Giulianova, via Cerulli. Sì. Cioè, sarebbe bello scrivere, che ne so, avvocato, antifascista, patriota, con almeno l'anno di nascita. A Teramo è stato fatto, ho visto che in molte vie di Teramo è stato fatto sta cosa, anche se, perché il discorso è questo: noi dobbiamo seminare, cioè se io entro in una scuola, in un posto dove si fa storia, comunque vado a fare il conferenziere, che ne so, su 100 persone, su 100 alunni, basta uno che raccoglie il testimone e si propaga. Walter, quello che tu dici è assolutamente vero, e ti racconto un aneddoto. Qualche anno fa, credo 6 anni fa, durante una lezione alla scuola Pagliaccetti, ragazzi terza media, ci fu un insegnante che chiese ad alcuni ragazzi se sapessero insomma le origini di Pagliaccetti, chi era Pagliaccetti. Tu sai quale fu la risposta che fu data? Terzino di Giulianova, cioè la scuola Raffaele Pagliaccetti. E la risposta fu appunto il terzino di Giulianova, perché a Giulianova esiste un Angelo Pagliaccetti che ha giocato con la maglia di Giulianova. Cioè, questo è grave, io penso. Io adesso se la regia manda il secondo file che ho consegnato su Rossi, sì. Io adesso Francesco Paolo prima Rossi. Di chiudere volevo dire che ripeto, io ogni anno, ogni mese, a seconda di quello che mi... perché io di continuo cerco di scavare nei documenti, e ho trovato la prima guardia di città, che poi sarebbe l'odierna polizia di Stato, morto a Verona in un campo militare. E su questa persona, nata a Giulianova, se ne ignorava la presenza, e io da un atto di morte sono riuscito a ricostruire la sua incredibile storia, che parte da Giulianova e finisce a Verona. Con una piccola parentesi,
questo ragazzo. Guardate queste foto, sono straordinarie. Sono stupende. Alcune, allora, alcune sono originali di mia proprietà e un paio provengono dall'archivio della Polizia di Stato, a cui ringrazio l'ufficio storico della Polizia di Stato che pochi giorni fa ho avuto modo di sentirli, perché anche loro si sono incuriositi di questa storia. Io adesso ringrazio il sindaco Mastromauro che in un discorso del 2 novembre al cimitero di Giulianova ha citato questo caduto che praticamente faceva una funzione di poliziotto di quartiere a Verona, probabilmente era di controspionaggio, antisommossa, probabilmente per malattia, perché in quel periodo girava la spagnola, sì. Siamo nel 18 e lui è deceduto lì. Io adesso ho interessato la questura di Verona e la questura di Teramo per fare un ricordo, per un semplice motivo. È morto a 39 anni. Sì, lui praticamente si è sposato una veronese e quindi da questa storia voglio intitolare la sala del Sotto Belvedere di Giulianova. In occasione della festa della polizia, in occasione dei 70 anni della nascita dell'Associazione Nazionale di Polizia di Stato, e saluto il suo presidente Giuseppe Calandrini che è d'accordo per fare questa cosa. Probabilmente anche qui avremmo una curiosità, sicuramente è l'unico poliziotto morto sul fronte, mentre a livello abruzzese forse sarà anche un unicum. Quindi ancora, cioè è una storia che acquisisce maggiore valore. Sì, sì, io naturalmente tramite uno studioso storico della Polizia di Stato lo inviterò a Giulianova e terremo un convegno che dopo l'inizio del titolo inizia con sbirri e la dice tutta. Io, guarda, chi è appassionato di storia come noi, insomma, che amiamo anche leggere queste sfumature, credo che tu stia facendo un lavoro eccezionale, straordinario. Il fatto anche di voler intitolare il Sotto Belvedere a quest'uomo morto nel periodo della prima guerra mondiale, che è stato una sorta di primo poliziotto, insomma, perché la guardia di città o guardia civile, come verrebbe chiamata all'estero, insomma, ha avuto un ruolo fondamentale. Tu, certo, l'hai detto bene, di controspionaggio. Poi parliamo di Verona, quindi cioè, parliamo di una polizia zona, nasce, parliamo di una nasce. Zona al nord, dove lì eravamo a ridosso del confine quasi austro-ungarico, quindi era tutta una situazione particolare. Dopo, a livello, a piccola parentesi, a livello giuridico, per chi si occupa di storia militare, eravamo in uno stato di guerra, sì. Quindi anche l'ospedale di Giulianova era classificato ospedale di riserva. Noi parliamo dell'ospedale di sempre Viale quello dello vecchio, sì, sì. Sempre quello vecchio, che rischia di cadere a pezzi ormai, sì, non potrebbe essere recuperato. Sì, però ecco, dopo lì i soliti diverbi tra enti, perché la proprietà è della ASL, vorrebbe una contropartita che potrebbe essere o di edifici o comunque di soldi. No, ripeto, la cosa, vedo che mancano pochi minuti. Non ti preoccupare, io l'unica cosa che so che tu devi andare anche a lavorare, sì, che posso dirvi è questo. Innanzitutto, per gli amministratori che sono all'ascolto, soprattutto la provincia di Teramo, vi invito, che questo è l'ultimo anno che ricorre il centenario di, io lo farò come guardia d'onore, noi il 21 ci sarà il raduno a Roma. Dopo quest'anno sono tornate anche le salme dei reali e quindi c'è una doppia valenza. Anche lì c'è stata una polemica. Una polemica, sì. Stupida, perché il passato è il passato, cioè noi dobbiamo ricordare i passaggi fondamentali della nostra. Io lo so, qualcuno storcerà il naso, ma io vi parlo, uno che ha fatto la Marina. Ho giurato fedeltà alla Repubblica, i miei figli frequentano le scuole italiane a tutti gli effetti, mi sento italiano, ma non possiamo negare il nostro passato. Il è passato si accetta per quello che è. Dopo, riguardo ad altre polemiche sulle scelte di chi ci ha preceduto, bisogna contestualizzare, cioè adesso è facile accusare e dire hai attaccato quello, hai seguito quel tipo di politica, hai aderito a quel regime, ma purtroppo in quella fase era quello, cioè
Certo, merito a chi ha fatto l'oppositore per quello, però purtroppo è la storia è andata così. Walter, abbiamo così, no. 50 secondi, condivisibile il tuo pensiero, assolutamente, però volevo aprire una parentesi, il ricordo di Francesco Tentarelli. Beh, io no, sono l'ultimo a parlare del Walter, caro. Grande persona, un saluto dai tuoi amici teramani, intanto, è arrivato un sms. Beh, onorato, da Giugliese, da Giallorosso, quale sono? Io niente, l'unico messaggio che posso dire, innanzitutto sono l'ultima persona che può parlare di Francesco, perché, ripeto, c'è gente che ne può parlare molto meglio di me. Io ho un ricordo affettuoso perché ci sentimmo per ricordare per un evento di Gigino Falconi e tra l'altro un suo avo è su questo libro. E niente, posso sforare, sì. Sì, ah, non preoccupare. Ah, posso sforare. Sì, hai no, perché... un minuto, vai tranquillo. Allora, niente, Francesco una, di una vasta cultura, come avete detto i giornali e dai colleghi della TV, una persona insomma che ricopriva questo alto incarico alla regione, ai beni culturali. Che dire, una grande perdita, perché veramente meritava ancora di dare parecchio per Giulianova, per l'Abruzzo e anche per l'Italia. Fortunatamente qualcuno è riuscito a capire il valore di Francesco Tentarelli nel mondo della cultura, qualcun altro aveva deciso invece di fargli fare un lavoro che non c'entrasse nulla. Che non c'entrava niente. Questa è una polemica che era nata a Teramo. Sì. Però io veramente mando un abbraccio forte a Marisa. Io purtroppo negli ultimi, proprio qualche settimana fa, avevo avuto questa notizia di questo male, veramente io non riesco a capacitarmi, però ripeto, è una perdita veramente enorme, sì. E lo sentiremo nei prossimi anni. Poi lui era un grande conoscitore della cultura abruzzese. Sì, dopo devo delle dire strutture. Voglio rubare altri minuti, una persona discreta, un signore, mai strafottente, e questo davanti alla bara l'ha ripetuto anche Sandro Melarangelo, che è venuto ad omaggiarlo. Guarda, mi ha commosso anche Sandro, perché ha detto delle parole, cioè tre parole che ha racchiuso Francesco, veramente un signore, proprio un nobil duomo. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, non in maniera approfondita eccetera, ma possiamo confermare quello che ha detto il professor Melarangelo, quello che dice Walter, una persona assolutamente discreta, Francesco Tentarelli. Bene, io ringrazio Walter De Berardini. Grazie a voi. No, grazie a te, perché ci appassioni proprio con questa ricerca che porti avanti ormai da diverso tempo. Avremo modo più in là anche di tornare su certi argomenti. Ringrazio i telespettatori, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale, alle 19 invece la seconda edizione, domani mattina puntuali come sempre alle 7 con una nuova rassegna stampa, nuovi ospiti. Detto questo, ovviamente vi auguro una buona giornata, il saluto arriva anche da Cristian De Luca questa mattina in regia. Arrivederci, grazie Walter di nuovo. Grazie a voi.